Gelsomino, un bel applauso. Allora, scusate, ecco qua. Bene, torniamo su. Ok. Perfetto. Allora, facciamo insieme alcune considerazioni. Intanto ringrazio Chiara per la presentazione. Sono Tito Di Carlantonio, un imprenditore nella nuova economia. Io la chiamo nuova economia perché è un sistema che ho conosciuto dopo tanta fatica nel cercare la mia strada all'interno, la mia strada per poter realizzare qualche cosa, ma comunque per poter avere anche un lavoro onesto con cui andare avanti. E dopo una serie di cose che mi hanno impedito di riuscire ad ottenere dei risultati, sono riuscito a conoscere questo sistema. Sono partito da solo, sono stato il primo a partire per quanto riguarda tutta la struttura che poi si è creata, e ho veramente visto la mia vita completamente cambiata. Oggi faccio un lavoro che mi piace, ho molto tempo, ho veramente delle soddisfazioni incredibili. Si lavora di squadra, c'è un bel affiatamento, ci vogliamo bene e insieme ci spingiamo, spingiamo per ottenere sempre più risultati. Oggi abbiamo un regalo per te. Sì, perché oggi viviamo in un tempo... Lo fa da solo, non c'ho il cameraman che... Non c'ho la persona che mi cura tutta la scenografia, faccio io da solo, faccio tutto io. Allora, oggi viviamo in un paese dove ci sono gli stipendi più bassi d'Italia, ci sono un sacco di disoccupati e società che falliscono, almeno due società che falliscono a ogni ora. Cioè, aprono una partita IVA e tra tutte queste partite IVA, queste aziende avviate, ogni ora c'è il fallimento di due società intere. Questo è veramente impressionante. Ora, tu in quale categoria ti trovi? In quale categoria appartieni? Categoria di pensionati e dipendenti? Beh, io ti ammiro. Ti ammiro perché oggi, negli ultimi 5-10 anni, è diventato veramente difficile poter fare il dipendente. Fanno fatica ad arrivare alla terza, non alla quarta, alla terza settimana. Questo stipendio non è più sufficiente. Per molte persone l'avvento dei extracomunitari ha portato loro un abbassamento del valore del tempo del dipendente e quindi il tuo tempo che scambi per avere denaro costa sempre meno. Perché? Perché ci sono molte persone che si accontentano di molto meno e quindi molte persone non riescono più ad arrivare a fine mese. Altre persone hanno completamente perso il lavoro, ma non è l'avvento degli extracomunitari, è anche proprio il mondo che è completamente cambiato. Oggi un ufficio, un'agenzia viaggi che funzionava è sostituito da un'app. Tu puoi comprare un biglietto direttamente dal tuo telefonino, su internet, un viaggio aereo, qualunque cosa direttamente da un'app. Non c'è più bisogno della persona che ti fa questa cosa. Tu puoi tranquillamente, per esempio, passi all'autostrada, prima c'era il casellante che faceva il biglietto, oggi non c'è più. Spariti certi lavori, spariti completamente. E questo ha portato molte persone a chiedersi cosa faccio. Non ho una specializzazione, non ho, anche se avessi una specializzazione, l'edilizia è morta, è ferma, è rallentata, molte persone hanno perso il lavoro. Si fa veramente fatica e poi è una vita costituita da continue rinunce perché non si ha la possibilità, ma soprattutto, udite udite, sono saltati gli schemi. Uno perché sceglie la vita da dipendente? Sceglie la vita da dipendente per la sicurezza, per avere il posto sicuro. Posto fisso, il posto che ti dà la possibilità di mantenere la tua famiglia onestamente fino ad arrivare alla pensione. Bene, questi schemi oggi sono completamente saltati. Non c'è più quella certezza, non c'è più quella sicurezza di un tempo. Categorie degli imprenditori. Sei un imprenditore? Beh, i rischi sono diventati sempre più alti. Come ti dicevo prima,
ogni ora due partite IVA, due aziende, due società falliscono. Ogni ora due società. E tutti questi rischi, questi soldi, la gente che non paga, assegni fuori, è diventato veramente rischioso. Per non parlare della pressione fiscale, le tasse molto alte, le tasse che, di un governo che continua a chiedere voi non so quanti di voi sono imprenditori o sono stati imprenditori o conoscono degli imprenditori, ma gli imprenditori devono pagare le tasse in anticipo. A novembre si pagano le tasse per il 2018, a novembre 2017 si sono pagate le tasse del 2018. I soldi lo Stato li vuole in anticipo e sono tanti, una pressione fiscale non da poco. Pochi contributi da parte dello Stato, in alcuni settori se non sei, che ne so, donne al di sotto dei 25 anni o al di sotto dei 30 anni non ci sono contributi, mentre invece una volta, parliamo di 40 anni fa, forse negli anni 60-70, c'erano molte persone che hanno costruito grandi aziende con i contributi, la Fiat è stata fatta con i contributi dello Stato, insomma ci sono state dei periodi in cui lo Stato era dalla tua parte, oggi decisamente non è dalla parte degli imprenditori. Ok? In economia potremmo dire completamente collassata. Cosa ti offriamo noi oggi? Noi ti offriamo un piano B. Noi ti vogliamo fare un regalo, un'opportunità. È gratis. Te la regaliamo così come è stata regalata a noi. Te la passiamo. Passiamo il favore. Noi ci è stata regalata, a me per esempio è stata regalata 7 anni fa, questa possibilità di potermi rimettere in gioco senza competenze, senza un'istruzione finanziaria elevata, senza capitale, ero letteralmente scannato. Non so se avete visto i video che hanno raccontato la mia storia, quei video che sono arrivati qualche giorno fa per prepararti a questo meeting dell'opportunità, ma in quei video, adesso l'ho cambiato ancora di più, cerco di farti capire ancora meglio le cose come stanno, in quei video io ti descrivo la mia storia e ti faccio comprendere che sono arrivato a un certo punto veramente senza nessuna posizione economica. Non sono figlio di nessuno, nel senso che mio padre era un marmista, non era una persona importante, non è un politico, non è un sindaco, non è il dottore del paese, non poteva raccomandarmi da nessuna parte. Non sono laureato, non è una laurea, perché eravamo 6 figli e quando io ho finito la terza media, mio padre era stato anche licenziato perché aveva chiuso un'azienda completamente nel paese di Valmatrera e siamo andati tutti a cercare lavoro e non c'era possibilità neanche di parlare di studiare. Quindi non avendo un'istruzione, una laurea, un dottorato, quindi non avendo una base economica, un capitale economico, non avendo persone che ti possono raccomandare, non potevi far altro che subire o comunque sottostare a un sistema dove ti devono dire quello che fai e tu fai quello che ti dicono di fare. Solo grazie a questo sistema, a Life Prime, io ho trovato la possibilità di realizzarmi, la possibilità di ingrandirmi, la possibilità di costruire un'azienda milionaria, perché io nella mia struttura faccio più di 1 milione di euro l'anno. Ho costruito un'azienda da più di 1 milione di euro e questo senza avere quelle competenze base, senza avere un capitale, senza avere delle raccomandazioni. Questo è un settore meritocratico. Chi ha voglia di fare riesce, chi ha voglia di spingersi oltre riesce, chi ha voglia veramente di mettersi in gioco riesce. Non ci sono problemi, non c'è nessuno che ti può bloccare, i numeri sono quelli che contano. La cosa bella è che tutta questa istruzione che poi ho avuto, istruzione mentale, istruzione emotiva, istruzione finanziaria, io oggi la voglio regalare a te per farti, farti prendere in considerazione la possibilità di avere un piano B. Che cos'è un piano B? Il piano B è che non devi lasciare quello che stai facendo. Io ti chiedo di non smettere di fare quello che stai facendo oggi, ma siccome è tutto troppo incerto, siccome è tutto troppo difficile, siccome a volte potrebbe non essere la strada giusta, io ti chiedo di prendere in considerazione
in maniera completamente gratuita un piano B che ti consenta piano piano di costruire una tua indipendenza economica e di costruire quello che poteva iniziare con un piano B fino a finire con un piano A abbondante. A di abbondante, così come è successo a me. Ecco la nostra opportunità di business. Tu puoi, avete sentito prima che abbiamo parlato dei prodotti? Katia ci ha elencato i prodotti di Magic Nature, no? Sono dei prodotti che utilizziamo, probabilmente li utilizziamo da tanto tempo e andiamo a cercare il miglior prodotto che ci possa far bene alla pelle, ma soprattutto non ci danneggi sulla pelle. Bene, oggi puoi avere questi prodotti risparmiando. E mentre risparmi, la cosa bella di questo sistema è che puoi guadagnare. Ma puoi anche guadagnare facendo risparmiare le persone, perché puoi offrire la stessa opportunità di risparmio anche ai tuoi amici, alle persone che ti stanno intorno. Puoi guadagnare facendo guadagnare. Ecco, questo è il concetto che diceva prima Katia riguardo al fatto. Tu vai a letto la sera, dopo una giornata di lavoro dove hai svolto le tue attività e hai guadagnato del denaro. Una parte del denaro scoprirai che la guadagni immediatamente, un'altra parte di denaro ti viene accantonata sul tuo conto corrente ogni fine mese e tu scoprirai che dopo questa giornata dove hai prodotto e hai guadagnato del denaro, tu ti accorgi che hai anche fatto del bene alle persone. Ci sono dei clienti che si affezionano a noi per i prodotti che gli diamo, si affezionano a noi e parlano bene di noi, ci fanno una buona pubblicità, si innamorano di noi sotto l'aspetto della consulenza e sono veramente contenti, gasati riguardo al prodotto ancora più di noi. E questa è una delle sensazioni più belle, impagabili. Per tutto il resto c'è Mastercard. Per queste cose non c'è altro che può pagare. Il fatto di sapere di aver guadagnato dei soldi e vado a dormire sapendo che le persone che ho contattato sono felici, sono contente e mi ringraziano per quello che ho fatto per loro. Perché? Perché offriamo solo prodotti di qualità. Quindi che cosa fare? Dobbiamo utilizzare questo sistema chiamato network marketing o marketing relazionale, cioè parlare con le persone. Quello che abbiamo sempre fatto, scoprirai che è una cosa che hai sempre fatto. È una cosa facilissima. Perché? Perché si tratta semplicemente di appassionarsi dei prodotti. Tra l'altro li prendi con uno sconto addirittura del 40%, ma lo vedremo tra un attimo. E una volta che ti sei appassionato di questi prodotti e hai visto come ti fanno bene, come ti fanno bene, oppure prodotti per cucinare come il Magic Cooker, e hai visto i grandi vantaggi che ti dà, non devi far altro che parlarne con passione. Ma questa è una cosa che facciamo da sempre. Ti sarà capitato di andare a vedere un film al cinema, bello, bellissimo, strappalacrime, e uscire da quel cinema contenta di aver visto quel film, incontri tua sorella, incontri tua zia, incontri una tua amica e gli dici: guarda, vai a vedere quel film, non ti racconto niente, però vai a vederlo perché merita. Beh, hai fatto pubblicità a quel film senza guadagnare nulla, ma lo hai fatto perché ce l'abbiamo dentro questo passa il favore, no? Questo distribuisci ricchezza, questo regala opportunità. Vai a mangiare in un ristorante, ti trattano veramente bene, dentro è carino, veramente bello e quando arriva il conto si paga poco. Mamma mia, questo non l'ho mai visto. Lo dirai sicuramente a qualcuno, telefonerai a qualcuno, sai, gli racconterai, sono stato, sai, vai sul tuo posto di lavoro, alla tua collega, al tuo collega, gli racconti: guarda, ieri sera sono andato a mangiare un pozzicino, bellissimo, si paga anche poco, vacci perché merita, vero? Bene, noi siamo già portati per fare queste cose. Quante volte abbiamo detto a nostra sorella, a nostra madre, alla nostra amica, alla nostra vicina, alla persona che conosciamo: vai a comprare lì perché c'è lo sconto sul Dash. Vai al Conad, vai di qua, vai al Matre, vai di quello, perché là ci sono gli sconti, là ti fanno la tessera, là prendi i punti, là ci sono dei bei regali. Quante volte abbiamo fatto questo? Bene, adesso non dobbiamo fare altro che la stessa cosa, relazionare facendo mercato, facendo marketing e quindi guadagnando su questo modo di distribuire in maniera gratuita il nostro pensiero, la nostra passione.
solo che prima l'abbiamo fatto in maniera gratuita, adesso veniamo pagati per fare questo. È veramente bello. Ora, guardate un po' perché è possibile ottenere questi risultati. Guardate come funziona la distribuzione tradizionale. Normalmente c'è il produttore, la fabbrica, ok? Ci sono i rappresentanti e i rappresentanti hanno un costo, devono essere pagati a percentuale, premiati, premiati con viaggi, premiati con gare. La pubblicità, e voi sapete che la pubblicità è l'anima del commercio, ma è anche all'anima se costa, ok? All'anima se costa. E poi ci sono i venditori, che sono i negozianti, che caricano un altro 50% o 100% sul prodotto. E quindi quel prodotto iniziale che poteva costare poco per i consumatori lievita e lievita, lievita e fino ad arrivare a delle cifre importanti. E noi siamo abituati a comprare il prodotto finito che ci vende il negoziante a un prezzo e a valutarlo per quel prezzo finale. Ma attenzione, in fabbrica dal produttore quel prodotto era partito con un prezzo completamente diverso. Guardate come funziona invece all'interno del network marketing, all'interno del marketing relazionale. C'è il produttore che dà direttamente ai distributori con un sconto dal grossista 40% e poi ci sono direttamente i clienti. Saltando tutti questi passaggi si ottiene dei prodotti buoni, di qualità, perché il fornitore, il produttore non ha bisogno di sprecare soldi in pubblicità piuttosto che in rivenditori, e si ha la possibilità di distribuire più ricchezza ai distributori, quindi dargli uno sconto, dargli delle provvigioni maggiori e di ottenere dei prodotti di qualità perché si possono investire più soldi nei prodotti. Questo è come funziona il marketing relazionale. Allora, vediamo un po' com'è questo piano B. Tu puoi diventare imprenditore di te stesso. Inizi semplicemente con un investimento di €24,90. Che cosa ti dà questo investimento? Intanto ti dà un prodotto a scelta da provare. Lo puoi scegliere tu. È un prodotto di pari valore o leggermente maggiore dell'investimento di €24,90. Ma con le €24,90 ti diamo anche un ufficio e un negozio online. Ti diamo un listino online, un sito online, ti diamo una licenza cedibile a terzi. Ecco, questa è una cosa spettacolare. Tutta la fatica che fai adesso, tutto il lavoro che stai facendo adesso, divertendoti, io spero, vedrai, ti accorgerai che è così, tutto quello che crei non finirà con te, potrai cederlo ai tuoi figli, ai tuoi nipoti o potrai rivenderlo perché è una vera e propria licenza, è un codice cedibile a terzi. Guadagni potenzialmente illimitati. Perché? Perché non siamo dipendenti, non abbiamo accordato uno stipendio. Se tu fai poco, guadagni poco, se tu fai tanto, guadagni tanto, ma se tu crei un'organizzazione sempre più grande, i guadagni possono essere illimitati. Ma vedremo poi, se deciderete di unirvi a noi, vedrete poi quali sono le sorprese che porteranno i tuoi guadagni a schizzare ancora di più, da un certo livello in poi. Questo lo vedremo poi in un'altra occasione. Lavori quando vuoi e con chi vuoi, nel senso che sei tu che decidi quanto tempo dedicare a questa tua attività. Questo perché potresti dedicarci dei tagli di tempo, visto che è un piano B, o potresti dedicare tutto il tuo massimo impegno per raggiungere dei risultati nel più breve tempo possibile ed ottenere la tua ricompensa. Ok? Allora, dicevamo subito, le forme di guadagno. Prima forma di guadagno si risparmia. E risparmi rispetto al prezzo di mercato il 40%. Immaginate che un negoziante normalmente ottiene i prodotti dal suo grossista, dal suo fornitore al 50%. Ora, un negoziante per ottenere questi prodotti al 50% deve sudare, cioè deve spendere per realizzare un negozio almeno 30-40 mila euro. La vetrina, il negozio, l'abbigliamento, il capitale fermo, la cassa, gli scontrini, il fiscale, la partita, cioè è veramente tanto quello che devo ottenere per avere il 50% di sconto. Noi
con 24,90 euro otteniamo da subito sui prodotti di ottima qualità uno sconto dal fornitore del 40% su ogni acquisto personale. Poi guadagni dai clienti dal 10 al 50%. Questo ti viene accantonato e bonificato sul tuo conto in banca mese dopo mese. Poi guadagni una differenza dell'imprenditoriale dal 6 al 26% su tutta la tua rete, su tutta la squadra, sulle persone che coinvolgerai intorno a te. Avrai inoltre un'altra provvigione del 3% su ogni persona che ti raggiunge nella qualifica e ti supera come qualifica, perché magari si impegna più di te, perché ha più tempo, più voglia, più desiderio di bruciare le tappe. In più avrai un altro over del 2%, più un altro 2%, più un altro 2% su tutto il volume d'affari della Life Prime da dividere per quelli pari con aventi diritto per requisiti acquisiti, cioè in altre parole che hanno pari diritto, hanno pari qualifica, ok? Ecco, questo è quello che dicevo prima, che a un certo punto ti fa schizzare i potenziali guadagni alle stelle, illimitati, perché vai a guadagnare un 2% per ben 3 volte su tutto il fatturato della Lifetime in tutto il mondo. Ok? Le forme di guadagno variano in funzione delle varie qualifiche descritte dal piano marketing e vengono incassate sul fatturato effettivo incassato. Allora, facciamo una simulazione. Immaginiamo che tu parti e decidi di iniziare questa attività. Fai una trentina di clienti. Questo ti genera già subito un guadagno di circa 480 euro di provvigioni. Poi, cosa fai? Continui per altri 12 mesi, per tutto l'anno, a fare la stessa cosa, 30 clienti all'anno, al mese. A questo punto hai raggiunto un totale di 360 clienti, che soltanto un terzo di questi 360 ricomprano perché i prodotti li amano, gli piace, si sono affezionati, si trovano bene e quindi li acquistano. E diciamo che non è che comprano per la spesa iniziale di 90 euro come abbiamo fatto il calcolo prima, ricomprano per circa 40 euro, meno di 50%, meno del 50% di 90 euro, quindi 40 euro ciascuno. Bene, hai generato altri 870 euro di rendita mensile, che aggiunti a quelli che sviluppi durante il mese i soliti 30 clienti, stiamo parlando di quasi 1300 euro, di 1300 euro di guadagno, ok? Ma la cosa bella è che abbiamo detto che tu puoi tranquillamente crearti anche una rendita se vuoi, ok? Allora, c'è un grande magnate del petrolio, una persona che economicamente se ne intende, no? Di economia, che disse questa frase: Paul Getty, preferirei avere l'1% di 100 uomini che avere il 100% del mio impegno. Pensate, la cosa più che gratifica di più, la cosa che ti fa ottenere il miglior guadagno è quello di costruire una rete. La cosa che ti dà la possibilità di creare un'azienda sempre più grande e di sviluppare un'azienda sempre più alta, sempre più grande, è il fatto di costruirti una rete. Ma non per forza dobbiamo parlare di aziende. Possiamo parlare tranquillamente della tua piccola, piccola impresa che, se è sviluppata da solo, porta il guadagno che abbiamo detto prima. Se invece è sviluppata insieme a una squadra, in maniera molto semplice e con l'affiancamento dei leader e delle persone che ti hanno invitato qui e delle persone che vedi qui stasera, avrai la possibilità di costruirti la tua piccola rete, la tua grande rete. Ma vedi, costruire una grande rete non è per niente difficile, è alla portata di tutti, anche di chi non ha mai avuto questo tipo di competenze. Un po' perché ti aiutiamo noi e ti affianchiamo, un po' perché il sistema è veramente semplice. Prendiamo per buona questa dichiarazione: l'1% di 100 uomini anziché il 100% del mio impegno. Diciamo che io preferisco passare questo regalo, passare questo favore, offrire l'opportunità di risparmiare, di guadagnare risparmiando ad altre persone, e vediamo che cosa succede. Voglio farvi una proiezione. Immaginati che tu
offri questa opportunità alle tue prime 5 persone che hai vicino e cominci ad avere i 5 tuoi primi distributori. Dopodiché che cosa fai? Insegnerai anche a loro a fare la stessa cosa, a trovare 5 persone ciascuno e si aggiungono altri 25 persone al tuo business. Ora, a questo punto cosa succede? Che anche a loro insegneremo a fare la stessa cosa, a circondarsi di 5 persone ciascuno nel proprio business. Bene, a questo esempio ipotetico, volete sapere quanto abbiamo fatto? Immaginiamo che ciascuno possa, di questi 155 distributori che tu hai creato intorno a te, possa fare un fatturato di circa 650 euro durante il mese. Abbiamo detto prima 30 clienti per 90 euro, ma facciamo molto meno, circa 650 euro per fare un calcolo. Bene, avrai generato una tua impresa senza saperlo da 100.000 euro al mese. Avrai creato una struttura che ti porta a 100.000 euro al mese e significa, come ti dicevo io all'inizio, più di 1 milione di euro durante l'anno. E con una provvigione media del 6% guadagnerai quei 4-5 mila euro. Questo esempio illustrativo ti dà la possibilità di comprendere quanto sia facile. Basta che trovi 5 persone, che come te trovano 5 persone, che come te trovano altre 5 persone. Ora hai l'opportunità di riprendere in mano la tua vita. Ora, quello che voglio dirti è questo. Io nella mia vita ho avuto due occasioni in cui ho avuto un qualche cosa di veramente speciale, impagabile. Una cosa che mi ha completamente salvato la vita, oltre che cambiato la vita. La prima volta è quando è successo, non so se avrai visto il video della mia storia che ti è arrivato nell'email, se non l'hai visto vado a vedere perché racconto la mia storia, ma la prima volta è successo che mia moglie ha avuto un problema di salute. Un problema che ci ha fatto letteralmente impazzire. Io ho perso tutta la serenità. Avevo una squadra di collaboratori, avevo un'azienda di vendita, avevo un ufficio nei Castelli Romani, a Velletri. Ho perso i collaboratori, ho chiuso l'ufficio, ho perso il lavoro, sono finito a lavorare come dipendente sporadicamente perché non avevo neanche più il tempo, dovevo aiutare mia moglie a curarla. Non riuscivo a trovare una cura, viaggiavamo spesso, cercavamo specialisti, speso un sacco di soldi. Poi, a un certo punto, un amico mi racconta che anche lui ha vissuto una cosa del genere, che anche lui ha avuto questo problema, ma l'ha risolto. Ha trovato la soluzione. Non ci potevo credere. Quando sono arrivato lì davanti alla moglie che mi raccontava di come il marito aveva subito questa malattia esattamente come mia moglie l'aveva subita e mi raccontava delle cose che erano successe, io a un certo punto mi sono rivisto in tutta la mia difficoltà, in tutta la mia storia. E quando lei, alla fine abbiamo finito la nostra conversazione e mi ha convinto che era possibile trovare la cura, perché vedete, stavo vivendo un periodo veramente buio. Io ero convinto, credevo fermamente che non ci fosse più via d'uscita per noi. E quando questa persona mi ha convinto che invece la cura funzionava, sono uscito di lì, mi sono messo in macchina e mi sono messo a piangere. Credetemi, ero veramente, veramente in una situazione che non vi so spiegare, veramente una situazione difficile. Sono andato a casa, ho cercato di convincere mia moglie a provare di nuovo anche questa cura. Ho scoperto che la cura era mutuabile, era una cosa facilissima, ho sprecato un sacco di soldi per niente. E dal momento che ha cominciato la cura, dopo i primi mesi, è andata bene. E tuttora è sempre sotto cura, ma comunque siamo ritornati a vivere. Devo dire veramente grazie a questa persona perché mi ha salvato la vita. Devo dire grazie a questa persona perché mi ha completamente cambiato la vita. Vivevo nel buio, avevo perso tutto, avevo perso anche la fiducia che si potesse finalmente risolvere questo problema e grazie al suo consiglio che mi ha dato così, in maniera gratuita,
non ha chiesto soldi come gli specialisti, non ha chiesto favori in cambio, me l'ha dato gratuitamente, mi ha detto tranquillo, funziona. Io ho cambiato la vita grazie al fatto che una persona è venuta da me e mi ha semplicemente detto quale cosa è che potevo fare per cambiare la mia vita. Bene, la stessa cosa è accaduta con l'attività. Mentre cercavo costantemente di trovare il lavoro giusto, di trovare l'azienda giusta, di costruire qualcosa di giusto, arriva il momento in cui una persona mi indica la strada e mi dice: guarda, esiste un sistema facile, veloce, senza che tu abbia delle istruzioni, senza che tu debba per forza mettere del capitale, non c'è bisogno che ci metti capitale e puoi veramente realizzarti. Bene, da allora ho realizzato un'azienda milionaria, ho aiutato delle persone ad aprire la loro azienda, sono letteralmente contento di tutto questo e ho aiutato molte, molte altre più persone ad aprire il loro semplice negozio. Quantomeno ho aiutato un sacco di clienti a mangiare meglio, a curarsi meglio e ad ottenere dei buoni risultati su se stessi grazie ai prodotti di Lifeline, risparmiando. Per altre persone questo risparmio è diventato anche un guadagno, per altre persone è diventata una rendita che sta crescendo sempre di più. Bene, quest'oggi voglio regalare a voi nuovi, a voi che siete qui per la prima volta, questa stessa cosa. Non vi costa niente. Abbiamo detto prima, €24,90 in cambio vi regaleremo un prodotto. Cosa dovete fare? Firma subito la scheda preselettiva. Entra, partecipa allo startup dove noi ti diciamo quali sono i passi iniziali che potrai fare per poter cominciare ad ottenere successo nei primi 2 mesi. Nei primi 2 mesi noi ti faremo cambiare qualifica 3 volte e ti faremo cominciare a guadagnare i tuoi primi risultati. Entra a far parte della nostra squadra. Noi più che una squadra siamo una famiglia e questo è il nostro regalo per te. Se tu oggi ti unirai a noi, noi ci prenderemo cura di te e ti accompagneremo passo passo fino a che diventerai una persona esperta in questo settore, ti muoverai talmente bene che sarai tu stesso ad aiutare anche altre persone a cambiare la loro vita. Questo a me ha cambiato completamente la vita. Oggi sono un'altra persona, come vi dicevo all'inizio, oggi ho la possibilità di poter vivere libero, sereno, senza tante preoccupazioni, in un mondo dove fuori c'è crisi. Noi abbiamo un business anticrisi che continua ad aumentare sempre di più. Questa è la nostra opportunità di business. Sono contento che sei stato insieme a noi, che siete stati insieme a noi. Spero che possiamo continuare questo viaggio insieme, mi farebbe molto piacere. Il nostro è puramente un regalo che serve per aiutare chiunque oggi voglia partire con un piano B e realizzarsi. Tutto questo lo faremo insieme e sarà per noi un piacere collaborare. Ti ringrazio e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao a tutti, adesso vi do il microfono. Ci siete? Aspetta, eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao, buona serata. Ciao Tiziana. Ciao amore, ciao Tito. Ciao.